Alla vigilia della partita nella quale il Futsal Polistena ospiterà il Viggiano, incontriamo oggi Daniele Cordiano, direttore generale, il guerriero Juninho, buonasera, ed il mostro Vinicius, appellativi importanti questi ragazzi, che vanno dato i tifosi forse, no? Buonasera. Iniziamo con te Daniele, che giudizio dai dal campionato fin qui disputato? Assolutamente positivo, ci troviamo nei piani altissimi della classifica, ci troviamo secondi in classifica nonostante la sconfitta di sabato. Siamo un po' ovviamente amareggiati, però abbiamo giocato una partita importante contro una squadra che a tratti si è dimostrata probabilmente superiore. Faremo sicuramente tesoro di questa partita. Il Napoli è una corazzata, però noi non vogliamo mollare. Adesso il nostro obiettivo è proseguire la marcia vincente, prima che era prima del Napoli, venivamo da un pareggio nella prima giornata di campionato e da 7 vittorie consecutive. Di conseguenza tale sabato l'imperativo è vincere, i ragazzi sono pronti, ci stiamo allenando bene e sono sicuro che faremo bene. Con il roster costruito i piani societari sono sin qui rispettati appieno? Assolutamente sì, noi ci siamo posti un obiettivo che è quello di cercare di fare il salto di categoria. Questo non deve essere visto come una cosa presuntuosa, però la squadra è forte e il roster, appunto, come hai detto tu, è importante. Siamo sicuri che con il lavoro del mister e con l'esperienza anche di Giuni, che è ormai da tanti anni con noi, di Vini, un nuovo innesto, André e tutti quelli che comunque la compagine dello scorso anno, siamo sicuri che possiamo toglierci belle soddisfazioni. Giunino, tu sei qua ormai da 3 anni, quindi hai abbastanza esperienza. All'indomani della partita giocata bene ma persa contro Napoli, quali differenze hai notato tra le due squadre? La differenza per me non è che è stata, si nota così tanto, non è stata così tantissimo. Credo che abbiamo sbagliato un po' l'approccio della gara, i primi 5-6 minuti dove lì veramente abbiamo perso un po' di quello che era il binario giusto. Però la squadra ha dimostrato anche carattere, no? In un momento difficile, su 5-1 siamo riusciti a mettere il portiere di movimenti, siamo riusciti a mantenere la gara in ballo e poi il secondo tempo ce l'abbiamo giocato. Quindi niente a togliere se c'era un pareggio, anche la nostra vittoria. Merita il Napoli che ha vinto, però per noi non è cambiato niente, il nostro percorso è quello. Adesso ci tocca fare qualcosina in più perché dobbiamo seguirla e loro qualcosa devono lasciare per strada, il campionato è lungo. Vinicius, tu invece sei al primo anno a Polistena, e come ti trovi qui al sud, soprattutto con questa società? Guarda, mi sono trovato molto bene con tutta la dirigenza, con i giocatori, mi hanno trattato molto bene sia a me che a Maluco e Domenico. Poi ovviamente con tutte le vittorie che arrivano settimana dopo settimana l'ambiente è più che positivo. Purtroppo sabato è stata una sconfitta che non, come ha detto Giunino, non cambia nulla. Dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra strada, a vincere partita dopo partita. Però mi trovo molto bene a sud, sono molto contento della scelta che ho fatto qualche mese fa. La prossima partita domani sarà in casa con il Viggiano. All'andata stavate vincendo 3-0, poi è finita in pareggio. Cosa è successo in quella partita? Eravamo tanti giocatori nuovi, no? Non sapevamo molto com'era il lavoro di mister, la gestione della tattica. E purtroppo abbiamo fatto 3-0, stavamo benissimo, abbiamo calato un po' l'intensità, abbiamo calato un po' sul livello mentale. E quello dobbiamo pensare bene a sabato, perché sappiamo che se facciamo 3-4-0 è una squadra che non molla. Poi hanno fatto delle acquisti importanti e dobbiamo vincere per tornare alla nostra strada che abbiamo fatto dall'inizio del campionato. Juninho, come vedi il momento della squadra e cosa ti aspetti nella partita di domani contro il Viggiano? La nostra squadra vive un momento magico. Cioè la sconfitta di sabato non è che
c'è successo qualcosa, no? Non pregiudica nulla. No, per niente, perché veniamo da 2-3 mesi lavorando bene, anche quando abbiamo passato un periodo bruttissimo che è stato il caso del Covid. Dopo quello siamo riusciti a riprendere, dopo quasi 30 giorni ferme, non è stata facile, però lì si vede il carattere, veramente la voglia, no? La voglia di tutti i giocatori, dirigenti, il mister, siamo collati tutti quanti insieme, abbiamo ripreso il nostro binario e il percorso è continuato, anche sotto allenarsi sotto le feste, cioè sono stati giorni molto molto difficili, però sono stati pagati, no? Quindi la squadra si trova in salute, sta bene, è pronta per questa gara, importantissima come tutte le altre, perché c'è il 3 punti dell'Orsaviggiano, il 3 punti del Napoli, il 3 punti del Cataforio sono uguali nella classifica. Certo. Cioè cambia solo il nome, noi dobbiamo guardare sempre i 3 punti, dobbiamo andare con la umiltà che abbiamo sempre, rispettando l'avversario, però dobbiamo capire qual è il nostro percorso. Bisognerà prestare maggiore attenzione a qualcosa in particolare durante la gara? Di particolare non tanto, bisogna avere un po' il rispetto, no? Bisogna rispettare chi ha fatto tanto in questo sport. Quindi c'è un ragazzo lì che è arrivato da poco tempo, è bravo, Silon, noi avremo cura di lui, ma anche dei suoi compagni, certo. No? Lavaresco e così via, non voglio dire stare a parlare di tutti perché poi magari mi scordo di qualcuno, loro hanno il merito, giocano in A2, sono tutti quanti forti. Però credo che se tu vuoi qualcosa la devi andare a cercare, no? Noi vogliamo qualcosa di grande, quindi non importa chi viene, come è venuto il Napoli, se viene lo San Giuliano, il prossimo che virà sarà così. Noi cerchiamo sempre di vincere, con umiltà, non perché ci crediamo più forti di nessuno, perché la vogliamo competere con tutti, ma nella massima della nostra potenzialità. Giustissimo. Daniele, il Futsal Polistena è a 3 punti dalle finaletti, ovvero le migliori 8 squadre d'Italia, quindi importantissimo questo risultato, se verrà, cioè sicuramente verrà, però aspettiamo i 3 punti famosi. E cosa vi aspettate da questa competizione? Come vedi mi è scappato il sorriso, perché già solo pensare da dove siamo partiti, no? Qualche anno fa, ricordiamo che questa società 4 anni fa giocava le categorie talenti, giocava, sì. Giocava nel regionale, non sapeva cosa voleva dire il campionato nazionale e rapportarsi comunque con società superiori, con agglomerati superiori e quindi con possibilità superiori alle nostre. Noi innanzitutto le finaletti saranno un percorso di crescita, se dovessimo fare questi 3 punti che garantirebbero l'accesso, sarà un percorso di crescita, però ciò non toglie che andremo lì competitivi con ogni partita. Noi le finaletti ce le giochiamo, ci sono squadre probabilmente più attrezzate, ci sono società probabilmente più pronte a queste categorie perché già le hanno fatte queste finali, ciò non toglie che noi dobbiamo giocarcela e non andiamo di certo a fare la comparsa con nessuno. Immagino. Una domanda per entrambi, Vinicius e Juninho, cosa vi aspettate per il vostro futuro? Ma guarda, io sono una persona che penso passo dopo passo, quindi prima dobbiamo vincere la partita sabato, ovviamente ho giocato qualche Coppa Italia in Serie A, è bellissimo, e io finché pensiamo nella possibilità di ribaltare i 5 punti da Napoli, dobbiamo cercare, capito? Fino a quando non è più possibile arrivare in Serie A vincendo il girone, dobbiamo sognare e dobbiamo cercare. Poi, se purtroppo non succede, dobbiamo giocare un playoff. Però per me il più importante è sabato, sono i 3 punti per tornare a sorridere. E il futuro io penso sempre quando finisce stagione, capito? Il mio pensiero adesso sta in Polistena, sta a vincere sabato, sta a fare una entrare in Coppa Italia, giocare per vincere, sappiamo che ci sono le squadre fortissime in altri gironi come la nostra e anche se abbiamo perso sabato abbiamo dimostrato che possiamo giocare alla pari con tutti, quindi i miei pensieri sono vincere la Coppa Italia, vincere il girone e sarà così fino a quando io posso sognare. Giulino, futuro per te? Futuro calcistico. Futuro calcistico. Futuro calcistico, dico un futuro momentaneo, no? Sarebbe bellissimo sì fare una Coppa Italia con il Futsal Polistena, una Coppa Italia di A2, stare lì, no? In mezzo agli migliori,
della 2, però sarebbe anche bello arrivare magari a Napoli e giocare questo campionato, no? A casa loro e cambiare la storia, no? Però per arrivare lì dobbiamo fare tanto, c'è un percorso tanto grande, lunghissimo, le squadre si sono addrizzate, sarà un altro campionato questo ritorno e noi dobbiamo capire che dobbiamo sempre mettere qualcosina in più, ogni settimana, ogni giorno, per sì arrivare lì e magari godere di una bellissima stagione, come sta andando già. Bene, bene così ragazzi, allora complimenti a voi e in bocca al lupo per domani per la partita contro il Viggiano. Viva! Vive il lupo, grazie a te.